Alla sinistra estrema. Lì lasciamo. Dieci minuti accademici. 12. Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti a questa occasione di presentazione di un libro che però è anche una festa da un certo punto di vista, perché avviene in mezzo a tanti amici, in mezzo a tante persone che conosco da tanti anni, e perché è un racconto, un resoconto, un viaggio in 25 anni di storia, di lavoro, di impegno, che è un impegno collettivo. Trovo che la prima cosa da dire è che questo festival, questa manifestazione e tutto quello che ha comportato nell'arco di questi 25 anni sono il risultato di uno sforzo collettivo. Anche da questo punto di vista il libro è un oggetto che racconta questo lavoro di insieme, lavoro di gruppo. È una cosa alla quale tengo particolarmente, e la vostra presenza così numerosa questa sera ne è la testimonianza, nonostante sia un lunedì, ore 18, insomma non è magari la collocazione più comoda per molti che mi hanno detto avrebbero voluto essere presenti e che non hanno potuto esserci perché impegnati nel lavoro. Quindi è un lavoro di tante persone che si sono riunite, si sono ritrovate attorno a un progetto. Io sono l'autore del progetto, ma questo non toglie che tutto quello che è stato fatto in questi anni, di cui parleremo questa sera, si è potuto realizzare grazie a tante persone, e molte di loro sono presenti qui questa sera. Quindi è veramente un'occasione particolarmente felice e anche emozionante dal mio punto di vista. Abbiamo fatto la presentazione di questo libro a Torino qualche giorno fa, ma insomma eravamo in trasferta, oggi siamo in casa e insomma avverto un pubblico amico, ecco, come dire. Questa serata si dividerà sostanzialmente in due parti. Nella prima parleremo un po' di questo libro, perché è stato fatto, cosa contiene, le sue motivazioni. E nella seconda parte invece mi piacerebbe estendere il discorso al modo in cui la manifestazione culturale, in questo caso una manifestazione musicale, un festival musicale, può essere un'occasione di valorizzazione, di promozione per tutto il territorio nel quale si svolge, in questo caso la provincia di Alessandria. E questo è potuto avvenire grazie a una rete fittissima di collaborazioni, di sinergie che si sono realizzate nel corso degli anni con una quantità veramente notevole di partner. Molti di loro sono qui presenti, tanti non potevano esserci, ma insomma mi piacerebbe allargare il discorso appunto sulla modalità in cui una manifestazione culturale può essere attiva sul territorio e su come può aiutare il territorio a farsi conoscere e a dare delle occasioni non soltanto di ascolto, festival musicale, quindi concerti, ma anche di conoscenza al di fuori del perimetro del territorio di competenza, quindi al di fuori della provincia, al di fuori della regione. E chiederemo l'aiuto di tre persone che rappresentano tre mondi culturali che hanno collaborato da tanti anni con il Festival ECOS. Potevano essere molti di più, ma insomma è stata fatta una scelta per pura ragioni di tempo. Non vorrei che questa cosa si prolungasse oltre il lecito. Io poi tendo a esondare, quindi chiedo ai miei partner qui vicino di fermarmi in qualche modo. Ma è reciproco la richiesta. E poi chiuderemo questo incontro con un'esecuzione musicale, perché trattandosi di un festival musicale mi sembrava giusto concludere con un momento musicale anch'esso significativo per quello che il festival ha fatto e costruito nel corso di questi anni.
Lascio subito la parola a Roberto Livraghi, che è la persona che con me, con Daniele Seregni e con Giulia Sirolli ha realizzato questo libro nei mesi scorsi. Bene, grazie Sergio, grazie a voi di aver accettato l'invito. Io ho fatto una cosa molto piccola nel libro che riguarda i luoghi. Sergio mi ha detto, sei sempre in giro, parla dei luoghi. E allora di questo abbiamo cercato di parlare in due capitoli. Uno che riguarda i 114 luoghi della provincia di Alessandria che questo signore nell'arco di un quarto di secolo ha cucito insieme tra loro, unendo le persone e unendo l'attenzione di altre persone su quei luoghi. Il secondo capitolo è più ristretto, ci ho messo anche meno a farlo, perché riguarda 20 monumenti o beni culturali o chiese della nostra provincia sotto l'etichetta luoghi da salvare, in quanto una delle attività di ECOS in questi anni è stata proprio quella di porre e richiamare l'attenzione su alcune bellissime cose che abbiamo in questa provincia che avevano bisogno di aiuto. E non ha fatto soltanto degli appelli Festival ECOS in questi 25 anni, ma ha anche attivato delle azioni che in alcuni casi positivi hanno portato a migliorare, se non addirittura a salvare questi luoghi. Ecco perché anziché continuare a parlare di luoghi, io vorrei ritagliarmi tre minuti per dire qualcosa del progetto ECOS, che sicuramente è qualcosa di più di un libro, quello di cui parliamo stasera, ed è qualcosa di più di un festival musicale. Prima di tutto direi che è una rete tra soggetti diversi e davvero tanti rappresentativi di realtà molto ricche sono presenti qui stasera. E è una rete, giocando con le parole, con persone che credono alle reti. Alcuni presenti qui stasera sono amministratori comunali, per esempio, che fanno parte di un'organizzazione non riconosciuta da nessuna entità istituzionale, che è un gruppo di lavoro che riunisce gli assessori alla cultura e al turismo delle principali città della provincia, il circuito cultura e territorio. Ecco, queste persone qui presenti con noi stasera, non le nomino perché sennò poi devo fare un sacco di nomi di amici, credono alle reti e alla necessità, nei tempi che viviamo, di fare rete praticamente su ogni cosa. Persino gli Yannick Sinner hanno bisogno della squadra in Coppa Davis. Vincono loro da soli la partita, ma il campionato lo si vince con la squadra. Questa cosa qui Sergio Marchegiani ce la dice da 25 anni. Oggi ha fatto molta strada questa idea, ma Festival ECOS è lì, sta lì per dire che alla rete ci crediamo e stiamo lavorando in una rete. La seconda cosa che fa di questo festival qualcosa di diverso, secondo me, è proprio il tema della ricerca delle nuove formule. Festival musicale è un festival musicale, bisogna fare della musica, possibilmente portando nella nostra provincia
degli esecutori. Quelli di 25 anni fa sono diventati quasi tutti esecutori molto famosi, perché Sergio li vedeva da lontano nel momento in cui giocavano ancora in promozione o in eccellenza, li ha scritturati e oggi giocano tutti in Serie A. Vedete tutta la mia cultura che emerge continuamente sui paragoni sportivi. Bene, queste persone che sono venute attirate da Festival Ecos in realtà hanno consentito di creare delle proposte un po' diverse dal solito. Mi spiego. Se io dico weekend tematici, voi magari pensate ad andare nelle Langhe a bere il Barolo in 8 cantine diverse. Sergio ha pensato di invitare, per esempio, 2 suoi colleghi illustri musicisti che hanno studiato molto di più di quello che si studia di solito per un concerto, per proporre tra il venerdì, il sabato e la domenica magari l'integrale di tutti i concerti o di tutte le sonate di un famoso artista. E quindi in un posto hanno fatto le prime 3, nell'altro la sera dopo hanno fatto altre 2 e così via. Il weekend tematico è un'idea vincente, molto molto forte, che oltre a essere forte di suo è stato anche collegato poi ad altri eventi, cioè il festival musicale che non è solo musica. Ecco, io credo che questo sia un ulteriore elemento che caratterizza questa proposta. Mi pare che la riflessione che Sergio ci chieda questa sera è di pensarci un po' tutti insieme in questa logica e ragionare su come un festival musicale che intende andare avanti, che intende continuare, che in questi anni ha ottenuto la fiducia anche di tanti soggetti che aiutano e promuovono la cultura nella realtà provinciale, come si possa mantenere un'identità aperta, forte, significativa, ma come si possa servire, mi pare, da elemento di coagulo, come collante per tante singole realtà. E questa è una riflessione che faccio e anche un po' una domanda che rimando al mittente, nel senso che così il Marchegiani impara a darmi subito la parola quando dovrebbe fare lui una presentazione più generale del libro. Sì, è assolutamente così. E questi 25 anni di storia sono stati una scoperta continua anche da questo punto di vista. E torno un attimo indietro, molto brevemente, per spiegare perché questo festival è nato nel 1999. Io ero fresco di studio al conservatorio, tra l'altro presente qui quest'oggi il direttore del conservatorio Antonio Di Valdi di Alessandria, e questo festival sostanzialmente, ragionandoci poi dopo, a posteriori, è nato per vincere 2 pregiudizi, che erano pregiudizi miei, oltre magari che delle persone che avevo intorno. Il primo pregiudizio è che per ascoltare grandi concerti, musica di grande qualità, si dovesse andare fuori dalla città di Alessandria. A Torino, a Milano, a Genova, quello che io e tanti miei amici e colleghi di studio abbiamo fatto tante volte, soprattutto andando a Torino e a Milano, perché qui non c'era la possibilità di sentire un determinato livello musicale. Questo è stato il primo pregiudizio. Il secondo pregiudizio era il fatto che si dovesse andare fuori da Alessandria per trovare dei posti belli, interessanti dal punto di vista storico, artistico, culturale. Era un mio pregiudizio, e questi 25 anni di Ecos sono stati l'occasione, e continuano a essere l'occasione oggi, a distanza di tanto tempo, di 114 luoghi toccati e di 50 comuni che sono entrati a far parte di questo circuito. Eppure ogni anno
riusciamo ad inserire dei luoghi nuovi che io per primo scopro attraverso il meccanismo del festival e che per certi versi mi auguro, penso, di far scoprire anche a tutti coloro, questo pubblico magnifico che questo festival lo segue oramai in maniera molto puntuale, molto fedele, e che quindi girando con il festival scopre questi spazi. Io mi sono appuntato la tipologia di questi 114 luoghi, ve la leggo brevemente perché è, credo, significativa: palazzi, castelli, teatri storici, chiese, basiliche, chiostri, oratori, abbazie, conventi, monasteri, santuari, cappelle, biblioteche, musei, logge, giardini, ville, tenute, ex stabilimenti industriali, un giardino pensile a Fubine, magnifico, una sinagoga, una fortezza militare, quella di Gavi, una cittadella militare, quella di Alessandria, un tempio, un essiccatoio in mezzo a un bosco di castagni. Queste sono alcune delle tipologie dei luoghi che questo festival ha toccato in questi 25 anni, ed è straordinario per me continuare a scoprirne di nuovi man mano che andiamo avanti. Ecco, questi due pregiudizi credo di averli superati e spero di averli fatti superare anche alle persone che appunto si sono negli anni avvicinate a questo festival, il tutto naturalmente con l'intenzione di far conoscere la musica classica, di farla arrivare a più persone possibili. E l'itinerarietà e l'abbinamento ai tesori storici artistici di questa provincia era uno dei modi per avvicinare queste persone alla musica. Ho citato altre volte l'esempio del castello di Tassarolo, che è un luogo dove noi abbiamo fatto diversi concerti a partire dal 2004, e che è un castello privato, quindi non visitabile, perché i proprietari legittimamente avevano scelto di non farlo visitare, di tenerlo chiuso, era casa loro, ci vivevano. E, ebbene, quel concerto nel lontano 2004, realizzato grazie all'intervento di una persona a me cara che non c'è più, il sindaco Luigi Cavriani, ebbene, quel concerto fu l'occasione per tantissime persone del paese di Tassarolo per mettere il naso dentro questo luogo che vedevano letteralmente sopra la propria testa, imponente, ma che non avevano mai visto all'interno. Ecco, questa opportunità di conoscere un luogo che fa parte della quotidianità di una persona, ma che non si è mai potuto vedere al suo interno, fa parte del DNA di questo festival, e che poi il quintetto che suonò in quell'occasione, il quintetto Elea, un quintetto di fiati e pianoforte, abbia fatto un concerto con due capolavori come i quintetti di Mozart e Beethoven per pianoforte e fiati, e che queste persone che magari erano venute lì esclusivamente per vedere questo spazio, ecco, penso che questa possa essere stata una bella occasione di avvicinarsi a un genere musicale che magari non faceva parte del loro orizzonte di interessi. Ecco, ci si avvicina, vedo una mano alzata. Sì, devo dire che tu, se posso permettere, non sottolinei un aspetto molto importante di questo 25 anni di lavoro che hai fatto. Il concerto, a parte qualche rarissima occasione, sono gratuiti. Non è un aspetto secondario. Sì. Concerti sono gratuiti, sì. Direi, scusa, che non erano previste interruzioni del pubblico, cartellino giallo, lei pagherà una tassa uscendo. Sì, l'ingresso libero è una delle caratteristiche. Con Ecos abbiamo fatto 500 concerti dal 1999. Direi che il 98% di questi concerti, forse il 99%, sono stati sempre ad ingresso libero. E la cosa bella è che nei 49 comuni che abbiamo toccato, io mi sono segnato un'altra cosa, ve la devo leggere, perché il principio di decentramento, che io trovo veramente un concetto importante, cioè allontanare dal centro, era un altro di questi obiettivi, no? Portare la musica di qualità, anche nei posti piccoli. E allora,
Tra questi 49 comuni ce ne sono alcuni che io mi sono segnato, dati Istat: Rocchetta Ligure 218 abitanti, Montaldeo 232, Montecastello 290, Morbello 388, Camagna Monferrato 468, Gorondona 476, posso andare avanti. Sono paesi veramente piccolissimi, spesso situati anche dal punto di vista geografico, fisico, in luoghi difficilmente accessibili. Ecco, Ecos ha portato la musica lì, ma non è semplicemente la musica, perché poi io credo che la musica classica, per essere veramente apprezzata e per potersi avvicinare alla musica classica, occorrano occasioni d'ascolto di un livello musicale adeguato. Il concerto per il concerto non penso sia interessante e non penso che aiuti a raggiungere questo obiettivo, se non in maniera parziale. La cosa importante, la cosa che Ecos ha cercato di fare, è raggiungere tutti questi posti, 114, 49, eccetera, con dei musicisti di un livello internazionale. E questo è l'altro aspetto al quale abbiamo dedicato un capitolo, forse il più significativo di questo libro, accanto a quello dei luoghi, che è quello sui musicisti. Perché in 25 anni, in 500 concerti, Ecos ha ospitato musicisti provenienti da 46 nazioni e da 4 continenti. E se all'inizio le risorse a disposizione erano limitate e quindi abbiamo dovuto fare di necessità virtù e andare a cercarli questi musicisti che potessimo permetterci, e anche lì si possono fare delle scoperte interessanti, perché come si scoprono i luoghi sconosciuti che magari nessuno è mai stato e poi ci arriva e si sorprende, ci sono anche dei musicisti che hanno delle qualità veramente strepitose, ma che per qualche motivo, a volte insondabile, non sono riusciti a acquisire una popolarità, a acquisire un'attività concertistica, a fare gli incontri giusti. Ne ho conosciuti tanti in questi anni e quindi è stata un po' una doppia scoperta. E noi abbiamo agito sui musicisti in due direzioni: da un lato i giovani, perché pensavamo e pensiamo che dare opportunità di esibizione a dei giovani di grande talento sia, oltre ad essere una missione, sia un po' un dovere. E questo incontro sarà chiuso da un ragazzo al quale auguriamo le cose migliori, ma da Ecos sono passati alcuni giovani strepitosi che hanno poi fatto una carriera, come diceva Roberto, veramente impressionante. A memoria, Leonora Armellini è una pianista che venne da noi a 14 anni e che poi ha vinto un premio al concorso Chopin di Varsavia, che è il concorso pianistico più importante del mondo. Sandro Lanfranchini è un violoncellista giovanissimo che adesso è prima parte al Teatro alla Scala. Abbiamo avuto due quartetti, il quartetto Adone e il quartetto Indaco, che è venuto da noi qualche anno fa e che poi ha vinto il primo premio al concorso di Osaka in Giappone. Abbiamo avuto Gabriele Carcon, abbiamo avuto Luca Skorpinski, che è un pianista polacco che venne a suonare ad Ecos, poi partì per San Marino e vinse il primo premio al concorso internazionale di San Marino una settimana dopo. Abbiamo avuto anche alcuni musicisti che non soltanto hanno fatto una bella carriera, ma che sono diventate delle star internazionali. Maria Gresta è un soprano che viene dalla Campania, che ha cantato a Lou Monferrato nel 2008 in una chiesa bella ma molto piccola. Oggi ha iniziato, da qualche anno per la verità, una carriera strepitosa che l'ha portata al Teatro alla Scala di Milano, al Metropolitan di New York, ai Proms a Londra, al Concerthaus di Vienna, eccetera. E poi un violoncellista che, quando è venuto a suonare da noi nell'anno 2010, era completamente sconosciuto, viene dalla Croazia, si chiama Stephen Heuser. Forse a voi questo nome non dirà molto, ma pochi mesi dopo aver suonato l'abbazia di Rivalta Scrivia, lui postò su internet un video che fece epoca, dove con un suo collega, anche lui violoncellista, anche lui croato, eseguivano insieme da par loro una rivisitazione di una canzone di Michael Jackson. È un video che fece
milioni di visualizzazioni in pochi giorni. Loro, i due, divennero delle star internazionali, adesso si chiamano Due Cellos, suonano non più nelle sale da concerto, nei teatri, ma nei palazzetti dello sport, perché portano decine di migliaia di persone ai loro concerti. Ebbene, questo giovane è stato da noi prima che diventasse quello che è diventato. A proposito di giovani talenti, 25 anni fa tu hai scelto anche un giovanissimo talento per la parte grafica che doveva accompagnare il festival. Questo giovanissimo talento poi è invecchiato molto, sono trascorsi gli anni. Ci hanno invecchiati tutti, diciamo. Secondo me hai qualcosa da dire anche a Danilo Serini. Sì, assolutamente, perché l'idea era di partire anche con una immagine, con una veste che fosse adeguata agli obiettivi che ci eravamo posti. E Danilo Seregni, che è non soltanto il curatore dell'immagine da 25 anni di questo festival, ma è colui che ha realizzato anche la veste grafica di questo libro, è stato fin dal primo momento. Fin dal primo momento. Ma infatti, mentre loro parlavano, io sono stato colpito soprattutto da una frase, cioè il fatto che Sergio è una persona che rompe i pregiudizi. Pensavo di dicessi che rompevo qualcos'altro. Era una partenza preoccupante, ma ci sei salvato bene. Ho detto anche i pregiudizi. Anche. E accompagnavo questo pensiero con quell'altro che è: ma io cosa ci faccio qui? No. Nel senso che, come appunto hanno detto, io mi occupo di visivo. E questo è chiaramente un evento fortemente legato alla musica. È l'incarnazione della musica alta. Allora, non è così scontato che fin dall'inizio ci sia questa attenzione, un'attenzione che non era data, perché oggi va bene, siamo nel mondo dell'immagine, quindi qualche cosa bisogna fare, no? Ma c'era fin dall'inizio una convinzione profonda della necessità e dell'utilità di accompagnare eventi che sono legati al sonoro con qualche cosa che li supportasse, li reggesse visivamente, per creare probabilmente una sinergia dove certamente la parte del visivo rimane piccola rispetto all'evento in generale, ma che comunque lui ha saputo, come dire, valorizzare fin dall'inizio, e di questo devo ringraziarlo. Io, per sintetizzare il suo atteggiamento nei confronti del mondo della comunicazione, dico che è una delle poche persone che ho avuto come referente nel mio lavoro che ha dimostrato di conoscere la differenza tra un direttore artistico e la sua traduzione inglese, che è l'art director, che non vi assicuro, non è così scontato. E quindi due parole sul mio lavoro. Quello che è stato fatto in questi 25 anni è stato quello progressivamente di costruire un sistema grafico, anche semplice per alcuni aspetti, ma che consentisse nel tempo di mantenere una riconoscibilità forte, quindi un'identità visiva forte, e una trasmissione dei contenuti il più fluida possibile. Mi è capitato di riflettere più di una volta sul fatto che la musica classica è accompagnata da un grande flusso informativo, a differenza di altri settori musicali. Ecco, quindi il primo lavoro che abbiamo fatto insieme è stato proprio quello di costruire un sistema grafico che
permettesse la veicolazione di questi contenuti nel modo più agevole possibile, programmi, date, orari, curriculum, tutte queste cose, e una riconoscibilità di un festival che, soprattutto all'inizio, non aveva grandi mezzi pubblicitari, usiamo questa parola. Accanto a questo, però, non ci siamo limitati a fare questo dal punto di vista del visivo, ma di volta in volta, anno dopo anno, ci siamo inventati delle immagini che cercassero non di rendere, ma almeno di suggerire la quantità di bellezza che il festival trasmetteva in forma musicale e dal punto di vista dei luoghi che questi concerti accoglievano. E quindi ogni anno abbiamo creato delle immagini che, come dire, pur nella riconoscibilità e nella costanza, identificassero di volta in volta l'edizione del festival. Per non parlare in astratto, l'idea che mi suggeriva Sergio e che ho accolto volentieri, spero anche voi, è quello di provare a commentare insieme un paio di queste immagini per, come dire, approfondire un po' di più quello che è stato il lavoro. E quindi, come dire, spiegherei un paio di queste immagini di festival che scorrono insieme alle fotografie. Adesso non so bene quando e come, perché sono alle mie spalle, però all'inizio c'è una proiezione di immagini che sono appunto state estrapolate dalle edizioni del festival. In particolare, a me piaceva ricordarne un paio. Una legata all'edizione del 2022. Io commenterei prima quella successiva, del 2022. Allora, cosa succedeva con Festival Ecos nel 2022? Quello che è successo un po' dappertutto, ossia, dopo due anni di pandemia, tutto è ripartito. Soprattutto è ripartito il settore dello spettacolo e della musica dal vivo. È già passato? No, passa dopo. Passa dopo. Quindi ripartiva tutto questo e noi dovevamo appunto trovare l'immagine del festival. L'idea è stata quella di prendere un fiore, una calla, ecco qui, una calla che, come dire, di per sé è un fiore molto elegante, molto, molto stiloso, insomma, classico potremmo dire, e sostituire il pistillo centrale. Se non si chiama pistillo, c'è qualche botanico qua che, ma io credo che sia giusto, con questi due riccioli di violino. Il risultato era quello di suggerire proprio un'idea di rinascita. L'idea di rinascita, penso che la condividiate, ulteriormente sottolineata proprio dai due riccioli contrapposti che rimandano a un'immagine un pochettino anche, come dire, archetipica, che è quella della sorgente. E quindi finalmente si ritornava a fare musica e noi abbiamo deciso di sottolinearlo con questa immagine. Ma proprio perché arrivavamo invece da una realtà che era completamente diversa, cioè i concerti del 2021 invece sono stati fatti appena è stato possibile. Eccola qui, questa è l'immagine del 2021. 2020, l'anno del prof. Non 21, lui è di una precisione assoluta, infatti quando, no. quando mi dai il materiale è precisissimo. 2020 era l'anno del cinema. E cosa avveniva? Avveniva che sì, era stato concesso di fare musica, ma distanziati. Quindi con modalità di ascolto
che probabilmente non si erano mai verificate in tutti i secoli precedenti e che non erano facili da comunicare, da rendere. Qui, piccolo aneddoto, è venuto in aiuto il fatto che Sergio e Giulia, poco tempo prima, ci dica lei però quando, prima, si erano sposati, no? Si erano sposati e le loro bomboniere di notte erano un tasto del pianoforte che veniva regalato agli amici. E quindi... Cioè, hanno fatto a pezzi un pianoforte? Era già rotto, era già... Però davano a tutti questo tasto. E quindi da lì è scattato un meccanismo creativo di utilizzare questo tasto che io avevo in studio, di fotografarlo e poi disporlo nello spazio, come avete visto, per suggerire, io direi nel modo più poetico che siamo riusciti, un'idea che di poetico aveva veramente poco. Ecco. Questo l'ho portato appunto come esempio tra le varie immagini perché mi sembra che sia veramente emblematico del modo in cui abbiamo lavorato per ottenere l'immagine. Chiudo ancora con una, visto che abbiamo commentato in modo molto veloce, che è l'immagine invece dell'ultima edizione di Festival, cioè questa, che è anche la copertina del libro, dove invece, molto più semplicemente, si è posto l'accento su quello di cui hanno parlato fino adesso loro, cioè il fortissimo legame con il territorio, e quindi ancora una volta utilizzando un linguaggio surrealista, i due riccioli della Calla sono diventati le porte d'accesso di questo territorio della musica della provincia di Alessandria. Ecco. Magari mi fermerei qua, visto che non mi fermano loro, e poi magari no, diciamo ancora due parole dopo sul libro, se siete d'accordo. Certamente, io passerei un po' a quella che è la seconda parte, perché insomma i contenuti del libro sono questi, 4 capitoli, gli inizi, i musicisti, è inutile farvi l'elenco dei grandi musicisti che poi da un certo punto in avanti sono venuti a suonare qua, Grigori Sokolov, Ivo Pogorelic, l'orchestra dei Berliner Symphoniker, il quintetto d'archi della Filarmonica di Berlino, insomma veramente l'eccellenza musicale del mondo. Da un certo punto in avanti siamo riusciti a portarla qua, però insomma lo trovate sul libro. Il terzo capitolo è sui luoghi di cui parleremo adesso e il quarto capitolo è dedicato a tutto ciò che ruota intorno a una all'organizzazione di un festival musicale, e anche di questo parliamo entrando nella seconda parte di questa presentazione, perché appunto realizzare dei concerti in luoghi che non sono deputati a fare musica, concerti in teatro e auditorium sono stati pochissimi, proprio per quella che era l'idea, la filosofia e quelli che erano gli obiettivi del festival. Ecco, noi ci siamo trovati molto spesso a dover attrezzare degli spazi magari molto belli, molto suggestivi, magici anche, ma non pensati per farci musica dentro. Ecco, questo è uno degli aspetti che hanno richiesto questa forte collaborazione da parte di una rete sempre più fitta. Io mi sono segnato oltre 40 amministrazioni comunali, ma 24 associazioni culturali e musicali, 5 fondazioni culturali, 12 pro loco, un innumerevole numero di proprietari di castelli e ville, diocesi, scuole musicali, anche la soprintendenza delle belle arti, insomma una rete veramente molto fitta di soggetti, senza i quali questo festival non si sarebbe potuto fare, non soltanto da un punto di vista delle risorse materiali, ma anche dal punto di vista della concreta organizzazione di ciascun concerto. E quindi appunto abbiamo invitato qui come campione di fatto di tutti questi soggetti 3 persone che
da tanti anni seguono e hanno collaborato alla realizzazione di questo festival. E inviterei qui, se vuole venire, Elena Varvelli, che è la responsabile del Museo Civico della Gipsoteca Leonardo Bistolfi. Di se vuoi, io e Danilo andiamo. No, state. Quantomeno per gli sul ponte. Grazie. E parto da lei perché il primo concerto della prima edizione del Festival Ecos, il 30 aprile del 1999, si è svolto a Casale Monferrato, nel Museo Civico, nella sala delle lunette del Museo Civico di Casale Monferrato. E quindi mi sembrava giusto anche per questo motivo iniziare questi racconti da lei. Sì. Abbiamo festeggiato quest'anno 25 anni di conoscenza, esatto, e di frequentazione musicale e professionale. È vero, ricordo bene quando Sergio Marchegiani venne dall'allora direttrice del Museo Germana Mazza a proporre questa sua idea di fare un concerto di musica classica in un museo che aveva aperto da soli 3 anni. Il Museo Civico di Casale, con la Gipsoteca di Bistolfi, conserva delle opere d'arte che si sono formate nel tempo, ovviamente, no? È un museo recente come apertura, ma ovviamente le collezioni sono molto, molto più datate. È arrivato dopo 2 o 3 anni, il nostro impegno era soprattutto quello di far conoscere il museo, far sì che il pubblico venisse a visitarlo secondo i canoni normali con cui si visitano i musei. Venne Sergio e ci propose questa cosa nell'unica sala, che era la sala delle lunette, con sole 50 sedie e null'altro, di fare un concerto di musica classica con il quartetto Rachmaninov. Esatto. L'amministrazione comunale accolse favorevolmente la proposta, la stessa cosa la direzione del museo, e andò non solo bene, andò benissimo. Tanto che da allora il festival e il museo non si sono più lasciati. Sono 25 anni che Museo Civico e Festival Ecos si frequentano. E ho letto nel libro questa frase che mi ha fatto sorridere, ma mi ha fatto un po' commuovere, scritta da Sergio. Andai con l'imprudenza che sconfina nella sconsideratezza. Questo mi ha un pochino commosso, perché insomma erano proprio i primi passi. Sì, il primissimo passo. Devo dire che abbiamo iniziato proprio dal nulla. Sì. E qui io devo ringraziare 2 volte il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, perché la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, prima che lui fosse presidente, è stato uno dei primissimi partner di questo festival accanto alla provincia di Alessandria. E poi perché è stata la fondazione che ha permesso la realizzazione di questo libro. E quindi un ringraziamento per questi 25 anni e per... Sì, ma il libro sì. e quindi sì, questo inizio a Casale è stato proprio improntato alla sconsideratezza, se ci ripenso adesso 25 anni dopo. Ma questi 25 anni a Casale sono stati anche l'occasione per non solo tanti magnifici concerti di musica, ma anche per delle operazioni di recupero culturale, forse se Elena vuoi dirlo. Sì, in particolare ricordo quella del settembre 2020, in cui ovviamente il concerto non si poté tenere con la solita data primaverile. Noi siamo soliti abbinare il concerto di Ecos con un bellissimo avvenimento per noi, che è il compleanno del museo, che di solito cade tra fine aprile e inizio maggio. Quell'anno lì, per ovvi motivi, spostammo tutto al settembre. E era anche il 250° anniversario della nascita di Beethoven. Quando Sergio ci propose il concerto, appunto incentrato su musiche di Beethoven, ci venne quest'idea. Nei depositi del museo si conservava una scultura in gesso di Leonardo Bistolfi che raffigurava proprio il busto di Beethoven. Doveva essere recuperato però, perché ovviamente stando nei depositi non era in condizioni tali da essere esposto. Provammo a capire come fare, l'associazione ci aiutò con un contributo
e una parte di fondi la mise anche l'amministrazione comunale, e si arrivò a settembre 2020, dimmi se sbaglio, sì, esatto, vero? Con il busto non solo con il busto restaurato e con la presentazione al pubblico, ma con un meraviglioso concerto per pianoforte, e con il busto restaurato che stazionava proprio lì davanti al pianoforte e esatto, il pianista, un certo timore perché lo sguardo era accigliato del busto, e Olaf John Lanieri, che è un pianista eccezionale, premi Busoni, insomma è un fuoriclasse della tastiera, che per questo festival ha fatto, ha eseguito tutte le sonate di Beethoven per pianoforte nell'arco di 3 anni, le 32 sonate, questo era uno di quei concerti, e lui mi disse del disagio che provò in quell'occasione a suonare con accanto questo busto imponente e ecco, esatto, un po' come Schröder nelle strisce, esatto, esattamente la stessa cosa, esatto. E questo è uno degli esempi che dimostrano come l'interazione con i luoghi è stata veramente molto varia, molto, molto composita in tutti questi anni. Uno degli elementi che diceva Roberto è stato quello di trovare delle formule particolari di concerti. Quest'anno, negli ultimi anni, ne abbiamo fatte diverse a Casale Monferrato, questo viaggio per i luoghi di Casale. Quest'anno c'è stato una serie di concerti che si sono svolti nell'arco di un weekend in 3 luoghi molto vicini e significativi, anche legati tra di loro, la Pieve di Volpedo, la Pieve di Viguzzolo e l'Abbazia di Rivalta Scrivia, con 3 musicisti fantastici, la Spalla, il primo violino del Teatro alla Scala, Francesco Manara, il primo violoncello, Claudio Voghera, sempre del Teatro alla Scala, e un pianista strepitoso che si chiama Claudio Voghera, Massimo Polidori è il violoncellista, che hanno eseguito una serie di 3 concerti, tutti dedicati a Schubert. Questo è uno degli esempi di programma che lega sia dal punto di vista del contenuto musicale, sia dal punto di vista del legame fra i luoghi, che propone un weekend di musica fortemente strutturato, ecco, sia dal punto di vista degli spazi che dal punto di vista delle opere che vengono ascoltate. Abbiamo fatto qualcosa del genere anche al Castello di Piovera, e questo mi dà l'occasione per introdurre il secondo ospite, che è Alessandro Calvi, che è il proprietario del Castello di Piovera, un altro luogo significativo, un altro luogo nel quale il festival è presente da veramente tanti anni. Ecco, quest'anno a Piovera abbiamo fatto un altro esperimento, che è una sorta di passeggiata musicale, i francesi la chiamano déambulation musicale, il francese suona sempre tutto meglio, ma insomma quello è, e di fatto è un viaggio all'interno di 3 spazi del Castello di Piovera, il Salone d'Onore, le cantine e l'antica rimessa, nel quale 3 musicisti provenienti da Praga, lo Smetana Trio, hanno suonato dapprima singolarmente, sono un trio classico, quindi violino, violoncello, pianoforte, ognuno di loro ha eseguito un mini concerto di circa 25-30 minuti in uno spazio diverso del castello, per poi ritrovarsi tutti nell'antica rimessa e eseguire insieme il trio numero 3, opera 65 di Borgia. Però anche nel caso di Piovera i ricordi sono tanti, le occasioni, no? Sì, sono tanti. Intanto devo ringraziarti di avermi scelto tra i 3 e tra tutti, insomma, le luoghi in cui hai suonato. Per me è un onore veramente essere qua con voi. È un onore perché intanto quello che ci lega è l'amicizia che si è formata, e devo dire questo perché in realtà un po' tutti i proprietari dei castelli li accomuna un po' la loro gelosia per le loro case, no? E Sergio ha una empatia e una sensibilità, educazione ad entrare nelle anime, no, dei proprietari, e quindi questo sicuramente ti facilita.
ti facilita, e poi quando viene scoperto questa realtà di Ecos, il proprietario capisce l'importanza che ci sta dietro a valorizzare le proprie case. Perché fondamentalmente i castelli come ville chiuse sono dei bellissimi contenitori come prive d'anima, no? E effettivamente quando, grazie a Sergio, abbiamo scoperto dei luoghi che io non sapevo di avere, ovvero durante il Covid, era il 26 luglio 2020, era il Duo Desalp, disperati perché non sapevamo come distanziare le sedie, a un certo punto ci viene in mente il fossato del castello, che era ricco di zanzare, devo dire, però in quel momento lì abbiamo capito che poteva essere un luogo accogliente per un concerto, primo concerto da quando mio padre 50 anni fa acquistò il castello in quel luogo, quindi queste sono scoperte. E poi non posso dire che abbiamo restaurato spazi per accogliere la tua musica, ma devo dire che nel corso degli anni tutti gli spazi restaurati li abbiamo usati per Ecos, quindi questo è come se fosse stato un po' un percorso che abbiamo fatto insieme. Poi un altro problema grosso dei proprietari è che non sanno tanto cosa fare dentro le loro case, come ho detto, no? Quindi avere una realtà come la sua, che è di qualità, che fa rete, che coinvolge, che è una fortuna immensa. Infatti sono io che lo chiamo dicendo: Sergio, quando è che facciamo il concerto? Quindi in realtà questo è veramente, ma questo per dirvi veramente il rapporto che credo che con tutti i proprietari delle proprietari o comunque amministrazioni comunali hai. Mi viene da raccontare, giusto perché mi ha invitato, qualche imprevisto che abbiamo avuto insieme, tipo quando non passava il pianoforte per andare giù in cantina, c'era il buon Canavese che era un po' disperato, e da allora abbiamo deciso di fare gli archi in cantina, se non sbaglio. Sì, è vero. Oppure puntualmente con Giulia io devo lasciare il camioncino a disposizione, perché tutte le volte che viene Ecos non basta mai le sedie, quindi arrivano le panche da Proloco, arrivano altre sedie, quindi questo per dire che siete veramente sempre super conosciuti. C'è un aneddoto, c'era una delle poche volte che non ho potuto presenziare, c'era Gianluca Campi. Mia mamma mi chiama: ah, ti sei perso un concerto meraviglioso, mi sono messa a piangere. L'unica volta che non ci sono. Allora ho detto: basta, io quest'anno mi impunto ad andarlo a sentire. Arriviamo un pochino in ritardo, no? Mancavano le sedie, lui disperato perché mi doveva tenere le sedie, mio padre l'ha trovato uno in prima fila. Io ho trovato il luogo migliore in cui potevo stare, che era seduta su un gradino per terra di fianco a Giulia ad ascoltare Gianluca Campi. E ci tengo a citarlo perché è stato veramente una cosa di cuore. Perché sentire questa musica anche in situazioni come quelle ti fa capire che l'importante è la musica in quel momento, non è importante dove sei, spazio tempo diventano un po' una nuvola, no? Questo è esattamente uno degli aspetti cruciali di questo festival, il fatto che fare musica in luoghi non deputati ad accogliere musica presenta una serie di problematiche, appunto come avete sentito, le sedie, lo spazio del palco o quello che funge da palco, le luci, l'accesso, il parcheggio, insomma tutta una serie di cose che in un teatro sono scontate perché è un luogo che è stato pensato per farci dentro questo, e che invece in alcuni luoghi sono tutt'altro che scontate, in alcuni casi sono tutte da costruire. Alessandro ha fatto degli esempi molto significativi da questo punto di vista, ma ce ne sarebbero tanti, il libro anche degli aneddoti. Veramente questo è un aspetto complicato di fatto del costruire questo festival. L'acustica è un altro problema, no? Perché in un teatro l'acustica è o dovrebbe essere buona, altrove questo è molto più complicato, soprattutto in spazi aperti. Però questi 25 anni di festival sono stati alla fine veramente un compromesso meraviglioso, a me piace pensare a questo, un compromesso meraviglioso fra una serie di difficoltà oggettive, soprattutto per chi suona, e invece la straordinaria opportunità data dal fatto di realizzare i concerti in luoghi che hanno una suggestione speciale. Ecco allora che il luogo più la musica creano una magia che mi porta, tra i tanti esempi dei quali abbiamo parlato, a introdurre il prossimo ospite, che è Pierluigi Pernigotti,
che da anni è, come dire, referente dell'associazione Pellizza da Volpedo, dove noi abbiamo fatto tanti concerti, soprattutto nella Pieve, ma non solo nella Pieve, no? Perché poi c'è stato un anno nel quale siamo entrati in un altro spazio privato e normalmente non accessibile, che è Palazzo Malaspina. Sì. Innanzitutto lasciami ringraziare per questa opportunità, ne sono veramente molto felice. E sento anche in qualche modo la responsabilità, perché non mi sfugge la ratio di questi inviti che ci sono stati. Quindi abbiamo avuto Casale, il Monferrato, Alessandrino. Io in qualche modo rappresento il resto del mondo alessandrino, in qualche modo, no? Quindi la provincia, il Piemonte, l'alessandrino più sconosciuto. E ne sono molto orgoglioso, insomma. E quello che caratterizza il Festival Ecos è proprio, è già stato detto, ma ci tengo a sottolinearlo ulteriormente, è proprio questa capacità di andare a trovare negli angoli più nascosti, meno conosciuti della provincia, realtà che hanno qualche cosa da offrire, da rappresentare. E ho qui davanti il vice sindaco di Tortona, quindi devo stare anche attento a centellinare bene il mio intervento, e quindi rappresento non soltanto Volpedo e i musei di Pellizza, ma in particolare la Pieve romanica di San Pietro, che è stata quella che ha ospitato i concerti in questi anni, ma anche questo mondo, appunto il tortonese, che sta cercando una propria identità. E dal punto di vista museale mi sembra che lo abbia trovato, insomma, con la nostra realtà, la realtà volpedese, con le realizzazioni tortonesi, con il museo, il divisionismo e così via. E, hai fatto, giustamente hai ricordato anche questa occasione in cui non soltanto la Pieve è stata protagonista dei concerti, ma anche nel 2017, quando ti sei inventato un po' questa maratona. Quello che mi ricordo più precisamente di quella giornata è quando ci siamo trovati a metà pomeriggio, faceva molto caldo, trafelati ad accatastare sedie, io e te praticamente. Questo torna. È andata proprio l'argomento, così. Diciamo. Esattamente, perché insomma bisogna essere pronti ad affrontare tutte le situazioni. Sono parecchi anni che lavoriamo insieme. Mi piace ricordarlo, quando abbiamo iniziato la mia barba era decisamente più scura e tu portavi i capelli lunghi sulle spalle, ma lunghi sulle spalle. È una metamorfosi comune. È passato qualche anno ed è stata una bella cavalcata, è stata una bella avventura. Sì, sì, questo concerto del 2017 presentava Francesco Manara, che è la spalla del Teatro alla Scala di Milano, che oltre ad essere un grande musicista è per certi versi un pazzo, perché propose in un solo giorno, chi conosce, chi sa un po' di musica può rendersi conto che tipo di terribile sforzo abbia compiuto, le tre sonate, le tre partite di Johann Sebastian Bach per violino solo. La prima metà all'interno della Pieve, la seconda metà invece nel Palazzo. Sì, vi potrei citare tanti di questi esempi, il tempo stringe e secondo me possiamo avviarci alla chiusura e lasciare la parola alla musica, però sono veramente tanti questi momenti memorabili di musica che questo festival penso e spero abbia donato a non soltanto al pubblico che è andato crescendo in tutti questi anni, perché se abbiamo assistito, tranne i due anni del Covid, per evidenti motivi, a una crescita veramente importante, anche esponenziale, del pubblico che segue questo festival. E devo dire che questo pubblico è una delle soddisfazioni più grandi che io traggo da questo lavoro. Perché... Scusami se ti interrompo, posso aggiungere soltanto una cosa? L'immagine che è nel libro
in cui c'è la pieve di Golpedo. È una bellissima immagine perché è anche molto significativa, insomma, stavamo uscendo dalla pandemia, stavamo uscendo dal Covid, uno dei primi concerti in cui finalmente ci si poteva ritrovare, eccetera, e spontaneamente alla fine del concerto una bambina si è avvicinata all'arpista, la quale l'ha fatta provare, insomma, e Giulia è riuscita a fissare proprio questo momento. È veramente significativo di quel momento, sì, che stavamo vivendo. Sì. Insomma. Questo depone proprio due parole prima di chiudere. È il momento. Non lo faccio io perché sennò mi picchia. Molto volentieri. Grazie. Nel senso che, adesso dico una bella banalità così, questo libro è bello. È bello. Te lo dici da solo. No. In realtà io posso permettermi di dirlo proprio perché il merito non è il mio. No? Nel senso che proprio adesso si è parlato di una fotografia, cioè dentro a questo volume c'è il lavoro fotografico di Giulia Sirolli, che è un valore di cui chiederei un applauso. Non si alzerà mai tanto. Perché lei, da vera professionista dell'immagine, non come me che sono un contrabbandiere, lei giustamente sta dietro le quinte. Però bisogna renderne omaggio, perché la qualità del lavoro fotografico che c'è qui dentro è veramente molto alta. Molto alta in termini formali, in termini emotivi. Si faceva adesso riferimento a questa immagine della bimba che si avvicina, vuol dire avere la capacità di cogliere, nel momento in cui succede qualche cosa, qualcosa di importante. Una capacità, non mi dilungo molto, promesso, però vorrei sottolinearlo, che come dire, avviene in un contesto che, come ci hanno spiegato, non è un contesto neutro o asettico. È un concerto dove tu non sai che luci hai, non sai dove sta il musicista, non devi disturbare il pubblico, perché un concerto di musica classica è qualche cosa che sfiora il sacro in termini di comportamento. Io sono reduce proprio da una situazione contraria, qualche giorno fa, di un concerto dove l'artista era costantemente impegnato a dialogare con la telecamera e devo dire che noi che l'ascoltavamo ci sentivamo un po' tagliati fuori. Quindi chi si muove come fa Giulia lo deve fare con estrema attenzione, con estrema cura, e questo rende il suo lavoro particolarmente difficile. Per cui davvero un merito che le va riconosciuto e che permette a noi, guardando questo libro, di cogliere però veramente in modo intuitivo, istantaneo, immediato, quello che io chiamo lo spirito del festival, di toccarlo realmente con mano attraverso le sue immagini. Quindi davvero grazie a Giulia. E io passerei alla parte musicale, soltanto prima di introdurre Stefano Beltrami. Lo spirito del festival, diceva Danilo, io ho fatto molti inviti per questo pomeriggio, alcune persone mi hanno detto non ci posso essere per motivi di lavoro. Una persona che è uno di tutti quelli, tanti, che hanno collaborato con questo festival, aiutandoci a fare dei concerti, ha avuto un piccolo intervento e insomma è in convalescenza, non poteva venire. Però mi ha scritto un messaggio che vi leggo, perché secondo me in tre righe condensa quello che è il tentativo che questo festival ha fatto per tutti questi anni e quello che è anche un obiettivo per il futuro. Mi ha scritto in tanti passaggi, mi dice, in questa convalescenza ho avuto l'opportunità di leggermi questo libro, non l'avevo fatto ancora in tempo, ho trovato l'occasione adesso. Mi ha scritto in tanti passaggi di questo libro ho ritrovato aneddoti in cui mi sono ritrovato, in altri ho riconosciuto le persone di cui si parlava. La cosa mi ha emozionato parecchio. Mi sono reso conto, da piccolo ingranaggio, di far parte di un grande meccanismo, non solo nazionale, ma internazionale. La cosa mi ha meravigliato e inorgoglito.
io con queste quattro righe penso di poter sintetizzare quello che questo festival ha provato a fare in questi 25 anni e che cercherà di continuare a fare grazie all'aiuto, all'appoggio, al sostegno di tanti. Adesso c'è anche il Ministero con il Fondo Unico dello Spettacolo, la Regione Piemonte, le fondazioni Cassa Risparmio di Alessandria, di Torino, tutti. Le amministrazioni comunali, qui ci sono parecchi rappresentanti che voglio veramente ringraziare per essere venuti, perché senza ciascuna di queste persone, senza l'aiuto di ciascuno di questi enti, ovviamente i sogni sarebbero rimasti tali. È un festival di musica, chiudiamo con una esecuzione musicale che riporta al tema dei giovani. Io per coinvolgere un ragazzo al quale far chiudere questo appuntamento mi sono rivolto alla Filarmonica del Teatro Regio di Torino, che, con la quale abbiamo collaborato. Quest'anno sono venuti a suonare col quartetto delle loro prime parti, sono venuti anche a fare un concerto come orchestra a Valenza alcuni anni fa. Insomma, c'è un dialogo aperto. E siccome loro hanno questo corso di formazione orchestrale che si chiama Obiettivo Orchestra, La Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo e la Filarmonica del Teatro Regio di Torino organizzano questo corso destinato a laureandi e laureati dei conservatori italiani e destinato in particolare ad avvicinarli alla professione dell'orchestra, che è una professione oltre che molto nobile, molto specifica, che richiede un lavoro particolare oltre a quello normale sullo strumento che si fa naturalmente anche in conservatorio. E quindi è questo corso annuale che si svolge a Saluzzo, nel quale i ragazzi provano con i loro professori, studiano i passi orchestrali, lavorano in orchestra, hanno anche un training psicologico, che è un aspetto molto interessante per affrontare la tensione dell'audizione per entrare in orchestra, che è un momento di stress molto forte. Ebbene, io ho chiesto a loro se mi potevano mandare il miglior allievo che avevano avuto nel corso precedente, cioè quello che si è concluso in questo mese di giugno, adesso ne è iniziato un altro che si concluderà a giugno 2024. Loro mi chiamano e mi dicono: abbiamo pensato a un violoncellista, e ho detto va benissimo, si chiama Stefano Beltrami. Stefano Beltrami è di Alessandria. Ed è stato un allievo del Conservatorio di Alessandria, è cresciuto nel Conservatorio di Alessandria, adesso sta facendo tante cose bellissime. Io ho preparato qualche piccolo programma di sala dove, oltre a vedere cosa suonerà, ho inserito una sua biografia. Quindi non è che da Festival Alessandrino io ho alzato il telefono per chiamare un alessandrino, non era questo il mio interesse, però da Torino mi hanno mandato un allievo, un ex allievo del nostro conservatorio, e di questo io sono particolarmente contento. Stefano Beltrami eseguirà tre movimenti da una suite di Bach e due capricci, uno di Dall'Abaco e uno di Piatti, e spero che possa essere il modo migliore per chiudere questa presentazione, per ringraziare tutti voi per essere stati qui. Tutti coloro che, ripeto, lavorano insieme a me a questo festival, in questa sala ce ne sono veramente tanti. Il ringraziamento va a tutti, non li cito perché sicuramente me ne dimenticherei qualcuno, però è veramente un ringraziamento sentito per aver consentito in questi anni il viaggio del festival, e mi auguro per poterlo portare avanti in futuro. Stefano Beltrami. Anche da tutti noi, grazie a Sergio Marchi.
Thank you.
Thank you.
Io chiederei a Stefano di farci un piccolo bis, piccolo mica tanto, ed è un bis che è anche una dedica. Qualche giorno fa è mancata una persona che ha avuto tanto a che fare con questo festival, Cristina Antoni. Se n'è andata un po' presto e come persona che si occupava delle capo ufficio stampa della provincia di Alessandria ha seguito e ci ha dato una mano nel realizzare tante delle conferenze stampa che abbiamo realizzato nel corso del tempo. E quindi, d'accordo con Stefano, vorremmo dedicarle questo bis, che è una sarabanda, un brano molto intenso e molto meditativo, una sarabanda dalla quarta suite di Bach. Grazie.